Salve ragazzi, oggi siamo qui per inaugurare, diciamo, una nuova serie, chiamiamola così, che chiameremo Costruiamocelo da solo, in cui vedremo come montare varie, diciamo, cose tecnologiche. In questo caso vedremo come avviene il montaggio del mio computer. In questa foto potete vedere tutti i pezzi che andremo ad assemblare insieme alla, diciamo, meno peggio perché avevo in mano solo un iPhone, il mio telefonino, e ero da solo, quindi dovevo con una mano tenere il telefono, con l'altra cercare di montare le cose, spezzettando qua e là con una luce praticamente inesistente, quindi vedrete sicuramente male. Ma comunque alla fine siamo riusciti a montare il tutto, funziona tutto perfettamente. Alla fine vedremo anche come funziona il computer. Chi ha visto l'ultima puntata degli ultimi arrivi avrà visto i pezzi che mi sono preso. Avete visto anche nella foto poco fa tutti i pezzi. Ma vediamo tutta la fase di montaggio e poi andiamo un po' a parlare del computer per vedere un po' come va. E quindi iniziamo subito, via col montaggio. Cominciamo dal case, dal nostro bel case della Thermaltake, e cominciamo a togliere il coperchio sia posteriore che anteriore. Cominciamo dal coperchio anteriore che non è di plastica, ma in vetro, ragazzi, non è di plastica, è vetro questo. Sentite? Qui c'è questa retina che praticamente si toglie e c'è una calamita che la fa praticamente attaccare qui, la potete mettere in posizione. Qui sotto si può montare delle ventole oppure il dissipatore, ma vediamo se riusciamo a metterlo qui il dissipatore, se no lo metteremo qua in questa posizione. Abbiamo smontato anche il pannello posteriore, come potete vedere qui c'è il gestore per le luci ARGB. Basta collegare i vari sistemi, qua qui è già collegato le ventole. E quindi bella anche questa cosa, interessante. Vedremo poi come funziona o se userò quella della scheda madre, perché anche la scheda madre è compatibile. Adesso vediamo un po'. Dal vecchio computer abbiamo tolto questo bell'alimentatore della Corsair, un RM750X, quindi un alimentatore da 750 watt. Quindi ragazzi, siamo a posto. Con questo lo andiamo a montare qua proprio nel suo angolino apposto. Abbiamo fissato le viti dell'alimentatore, eccolo qua all'interno del case. Questi sono gli unici cavi che ci servono, questi due per alimentare la scheda madre e questi altri due per alimentare la scheda video. Non ci servono altri fili perché non collegherò altri hard disk, anche se ho scoperto che qui sotto non si vede, ma ci sono due spazi per mettere altri hard disk, ma ho deciso di lasciargli solo l'M2. Ho qui la scheda madre che già l'altra volta avevamo montato sopra il processore, e qui sotto le abbiamo montato anche l'hard disk M2. Adesso lo andiamo a montare dentro il case. Andiamo a montare i gancini, questi qua che servono proprio per fissare la scheda madre. Ho trovato anche questa specie di bulloncino che serve per avvitarli sul case. Quindi montiamo prima questi. E poi montiamo la scheda madre. Abbiamo messo 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 e 1, 2 e 3. Adesso li montiamo sopra la scheda madre. Ok, la scheda madre e il processore che avevamo già montato sono montati sul case. Adesso andiamo a montare qui sopra, mettiamo la pasta termica, togliamo, c'è una specie di pellicola, e montiamo qua in questo punto il dissipatore, che anche quello è bello grosso, e per colpa sua ho dovuto aspettare tutto questo tempo perché, come vedete anche voi qua, lo spazio anche qui è pochissimo. Solo il dissipatore occupa questo spazio, più c'è la ventola che va a coprire questi due attacchi qui sopra, che servono per alimentare proprio la scheda madre. Se le avessero messe qua non c'era nessun problema, invece sono là, e quindi per colpa sua lo monteremo qua il dissipatore.
Ed ecco come andrà alla fine montato. Qui c'è il grossissimo dissipatore con le sue due ventole e qui c'è il motorino che porta praticamente il liquido avanti e indietro per farlo raffreddare. Questo andrà fissato, va messo alla pasta termica, se l'ho provato. E il cavo di alimentazione, che è questo qui che arriva fin dentro qua, è cortino, quindi andrà un po' a dar fastidio qui davanti, però niente di che. E continuiamo così. Abbiamo trovato un'altra soluzione, il cavo di alimentazione e soprattutto il cavo qui sotto, il secondo cavo che porta l'alimentazione a scheda madre, li ho fatti passare da dietro, così davanti non c'è nessun cavo, eccoli qua, uno è qua e uno è qua sotto, quindi ancora meglio così. Adesso andiamo a fissare il processore e soprattutto il dissipatore, che se no va a cadere. Il processore comunque l'ho fissato, ma adesso dobbiamo fissare il dissipatore. Ed ecco la pasta termica spalmata su tutto il processore. Adesso andiamo a montargli sopra questo cosino qua. Prendiamo adesso le due belle scatolozze di RAM da 64 giga e le andiamo a montare dai lati del processore. Ecco come si presenta la scatola, ragazzi. Provo ad aprirla con una mano. Eccola qua, ci sono i vari banchetti messi dentro queste protezioni di plastica. Qui c'è il banchetto dentro sempre la sua protezione di plastica. Ogni banchetto da 16 giga, eccolo qua, e si va a montare subito sulla scheda madre. Ed eccola qui, la prima banchettina di RAM da 16 giga è stata montata, ne mancano altre 8, le andiamo a montare subito. Faccio vedere come sono fatte. Qui c'è la scatolina, ognuno c'ha la sua scatolina apposta che si apre, ognuno ha praticamente ha il coperchio, se con una mano sola riesco a toglierlo, eccolo qua. Poi si toglie dalla scatolina ed ecco qui come sono fatti i banchetti di RAM, che vanno montati ognuno, abbiamo montato così, ognuno nella sua pista, cioè praticamente la pista, quindi non ti puoi sbagliare, segui la pista e ti fermi quando senti il doppio clic. Quindi eccone qui due montate, adesso le monto tutte e quattro e vi faccio vedere come sembra. Ecco i primi quattro, come vedete sia la scritta Cooler Master che la scritta della RAM sono DDR4 eccetera, sono messe al contrario, quindi il computer in realtà sarà messo così, anche la scritta Corsair al contrario, insomma un po' tutto al contrario sto computer. Abbiamo smontato anche la scheda video, ragazzi, la bella scheda, la GeForce, la GTX 980, che andremo a montare anche questa sul nuovo computer perché comunque ancora è abbastanza performante. E anche la scheda video è servita. Spero che l'M2 non sia qua sotto, ma qua sotto, così sta più fresco. Se compro il secondo sarà un problema, perché dovrò smontare prima la scheda video, poi quella. Comunque fa niente. Queste sono le alimentazioni della scheda video, che partono da qui sotto e vanno direttamente sulla scheda video. Adesso vediamo se forse conviene di più metterli, farli partire da dove parte anche quello di alimentazione, così non si vedono proprio, ma se no li lascio così perché non danno fastidio. Ragazzi, qui sotto abbiamo collegato qua il cavo dell'audio, facendolo passare direttamente da un buchino qua sotto. Questo invece è il SATA 3, io volevo farlo passare qua sotto ma poi il cavo non si piegava, quindi l'ho dovuto far passare da qua sotto e ci rimane un po' questo cavo davanti, ma anche questo nemmeno si nota, anche perché qui questa parte non ci dovrebbero essere delle luci. Ce n'è una luce qua, ma è coperta dalla scheda video, quindi nemmeno si vede. La cosa migliore sarebbe stato mettere la scheda video qui sotto, però non ci entra perché ci sono i vari connettori, quindi non so come le progettano queste cose, ma andrebbero montate praticamente le schede video qua sopra all'esterno con delle specie di prolunghe, ma va bene anche così. Non riesco nemmeno a parlare, ragazzi, che sono mega influenzato. E quindi, ragazzi, abbiamo finito di assemblare il computer, manca solo il cavo dell'RGB che devo capire come collegare e poi possiamo praticamente accenderlo.
Ed eccolo ragazzi, lavoro finito, bello pulito. Ci sono un po' di filazzi, che svolazzano, tipo questi qua sotto o questi qua. Purtroppo non so come eliminarli, anche perché sono già quasi super tirati. Comunque, molti meno rispetto a quando avevo il vecchio case con alimentazioni e varie. Questo qua è bruttino, vediamo di eliminarlo in qualche modo. Comunque, a parte tutto, adesso lo colleghiamo e vediamo come gira, ragazzi. Ok ragazzi, abbiamo collegato l'alimentazione, abbiamo collegato il monitor. Non vi ho fatto vedere che i monitor li ho collegati con un sistema che è praticamente una pompa idraulica che mantiene i due monitor collegati. Non si vede niente, ma poi ve lo faccio vedere meglio dopo. Ecco, forse qui si vede un po' meglio. Proviamo insieme ad accendere. Accendiamo il nostro computer sperando che non esplode tutto. Attacchiamo la corrente dietro. Come potete già vedere, un paio di luci si sono accese. Bellissimo, c'è la scritta Prime qua. Qui ci sono gli RGB colorati che si muovono. Anche sotto. Non si sono accesi ancora i monitor. Non è un buon segno. Proviamo ad accendere l'alimentazione da qua sopra. Ed eccolo, ragazzi, almeno si è accese. A che vento che c'è! C'è una ventolaria praticamente. Guardate, ragazzi, le due ventole più le altre tre qui, più la scheda madre, più le luci che lampeggiano, che c'è qualcosa che non va. Qui sta facendo tutti i test, della memoria. C'è un errore, codice? No, sta facendo il test di tutti le banchette di RAM. Test sulla CPU. E si è acceso il monitor, ragazzi. Però si fa tutti questi test all'inizio ogni volta. Ok, il computer si è acceso e dà un segnale. Ah sì, manca la tastiera, giustamente, non c'è nessuna tastiera. Sta provando adesso l'hard disk, l'M2, ed è partito il BIOS perché non abbiamo nessun sistema operativo, quindi giustamente, come potete vedere, ci sono le luci scollegate nei colori un po' a fatti suoi, diciamo. Probabilmente poi si imposteranno. Proviamo a vedere se il pulsante serve a qualcosa, il pulsante per cambiare il colore. E fa cambiare il colore del case, delle luci del case, ma non il colore delle luci tipo della scheda madre o delle ventole interne. Comunque troveremo il modo per risolvere. Faccio vedere meglio da lontano com'è tutto ventolato. Adesso lo andiamo a chiudere, visto che funziona. Gli andiamo a installare il sistema operativo, gli metto Windows 10, ho una licenza quindi userò Windows 10, gli metto anche un antivirus con licenza, un Kaspersky, e poi vediamo quando è tutto finito. A dopo ragazzi, è andata bene. Ed eccolo ragazzi, in tutto il suo splendore, il case tutto chiuso con il suo vetro temperato. Andiamo ad attivare la corrente, vediamo un po' se tutto ok. Ok, si è accesa la scritta Prime là sopra. Attiviamo il computer, vediamo se si accende. Ok ragazzi, tutto a posto, il computer sembra che si stia accendendo. Farà sempre i suoi mega test lì di RAM, processore e quant'altro, e poi si accenderà il BIOS. Adesso devo rimontare il computer vecchio perché il codice della Windows ce l'ho salvato lì, quindi andrò a montare quello. Tra l'altro eccolo qui sotto, tutto smontato. Cercherò di rimontare anche questo con l'alimentatore che ho preso. E poi, una volta installata Windows, farò partire il computer col Windows installato per vedere un po' che velocità ha nell'accensione, in tutte le cose. Ecco, finalmente, come vedete, ci vuole un bel po' per accendersi. Poi devo vedere se c'è un'impostazione che ti fa magari non fare tutti questi controlli, magari parte direttamente da qua. E quindi, ragazzi, ci sentiamo dopo per la prova finale e vediamo un po' come gira questo i9 con 128 giga di RAM. A dopo, ragazzi. Ciao, ciao. Ragazzi, è tutto pronto. Il computer funziona, come vedete. Adesso lo avvio e vi faccio vedere che
effettivamente funziona tutto, cioè ci sono due monitor, funzionano entrambi. Qui c'è tutto funzionante, il computer con la ventola. E adesso di rito andiamo a togliere la plastica protettiva qui, che sennò si ci squaglia di sopra. Lo faccio insieme a voi, vi ho aspettato. Eccola qua la plastica tolta, ragazzi. Bellissimo questo computer. Ce n'è un'altra qua, naturalmente. Questo è il vetro temperato. Ed eccolo, ragazzi, il risultato finale. Non si vede molto bene perché non c'è abbastanza luce. Proviamo ad accendere questa lampadina qua sopra, vediamo se fa un po' di luce e così vediamo. Oh, eccolo qui, ragazzi, eccolo, questo è il risultato finale con il computer, con i suoi LED. Ho messo il colore blu perché puoi impostare il colore che vuoi. La tastiera che ho collegato direttamente qua sotto non si vede, ma c'è praticamente un. Io ho montato due prese USB, una purtroppo si è rotta anche nel montaggio, quindi è rimasta una sola, ma a me quella serviva per collegare la tastiera. Il mouse. Eccolo qua con la sua bella lucina blu, ecco perché ho messo la luce blu. E i due monitor vecchi miei Samsung LCD, si vede già dal video che uno ha un colore più acceso, uno è un po' più ingiallito, ma ha una cinquina di anni in più rispetto all'altro. Quindi ragazzi, tutto completato, abbiamo installato anche Windows 10, abbiamo installato anche, come potete vedere, l'antivirus perché sul vecchio computer sono stato attaccato più volte. Mi hanno anche pregato dei soldi su PayPal che per fortuna sono riuscito a recuperare. Ho recuperato qualche vecchio file, ho installato qualche programma, ho dovuto installare un programma per gestire la ventola della scheda video perché il vecchio computer a volte la ventola non si accendeva da sola. Eccola qui, la scheda video si trova qua. Anche in questo caso, non so se voi lo vedete, ma le ventole non girano. E quindi ho dovuto installare un programma. Ho installato questo Afterburner di MSI, che adesso facciamo partire, vediamo un po' cosa fa effettivamente. Praticamente gestisce. Ti dice il calore della scheda video che, come vedete, è bello alto dato che non si era avviata la ventola. E come potete sentire da questo rumorone, adesso la ventola si è avviata anche bella veloce per raffreddare il processore. Vedete subito la temperatura sta scendendo, 53, 52, scenderà fino a più o meno 30 gradi. E se non attivo questo programma rischio di bruciare la scheda video perché non so perché la scheda madre non l'avvia da sola, quindi ogni volta che faccio qualcosina devo avviare questo programmino qua, che poi ti fa anche gestire la ventola come vuoi, ti fa regolare. Adesso ho abbassato la velocità, si è spenta proprio, potete regolarla proprio manualmente quanto volete, per esempio metterla al massimo come volete voi. E lui si raffredda, però io ho utilizzato un programma di gestione automatica e quindi gliela faccio scegliere a lui la temperatura e glielo faccio gestire completamente al software, che mi devo ricordare di attivarle quando faccio qualcosa di importante, se no a finire che brucio la scheda video. Poi, come vedete, ci sono i colori. C'è un problema sui colori di Aura. Anche qui c'è un programma che gestisce, eccolo qua, si chiama proprio Aura. Gestisce i colori un po' come volete, vi permette, ecco qua, di scegliere varie combinazioni, ad esempio di scegliere un colore solo acceso. Adesso metterò il verde, vi faccio vedere subito come cambiano i colori all'interno, applicando, ecco, diventa verde, oppure potete impostare varie, che ne so, vari colori che cambiano, che passano da un colore all'altro. In questo caso arcobaleno passerà in tutti i colori, ma resta un problema: le ventole esterne, che dovrebbero funzionare anche loro, infatti vedete adesso è viola ma qui è rimasto blu, dovrebbero funzionare anche loro con la stessa funzione. Qui sopra c'è un pulsantino che ti fa cambiare il colore della ventola, ma tenendo schiacciato per 3 secondi dovrebbe attivarsi la funzione di gestione della scheda madre. Invece che succede? Si spengono, quindi probabilmente non avrò attaccato bene i cavetti di questa funzione, devo rivedere un po' se c'è qualche problema in questo caso. Una cosa interessante è che con Aura puoi gestire i giochi, gestire i colori di tutte le
gli attrezzi che funzionano qua. Per esempio, se la mia tastiera fosse stata anche gestita così con i colori RGB, alcuni giochi hanno delle funzioni che ti permettono di, per esempio, che ne so, vi tuffate in acqua e vedete tutti i colori di tutti i vostri accessori che diventano blu, oppure i tasti della tastiera cambiano i colori in base al pulsante che dovete utilizzare. Insomma, molto interessante questa cosa. Per il momento l'unica cosa che vi posso far vedere è cosa succede se impostiamo la musica con i colori, e quindi facciamo partire un qualsiasi brano su YouTube, sperando che non ci censurino il nostro video. Andiamo a prendere qualcosa di non senza copyright, no copyright music. Infatti adesso vi faccio vedere dove prendo io le mie cose. Qui c'è no copyright music, ci sono vari siti. Io solitamente uso o questo o questo. Andiamo qui, prendiamo la prima musica che ci viene davanti e vi faccio vedere cosa succede. È partita una pubblicità, meno male che non c'era l'audio. Vi faccio vedere cosa succede alle luci del computer quando attivo la musica. Chiudiamo anche la luce. Insomma, funzionano come un equalizzatore, ragazzi. In equalizzatore potete scegliere vari tipi di equalizzazione. Adesso la cambio. Davvero bellissima questa cosa. A me piace un sacco. Un po' tamarra, ma mi piace veramente tanto, ragazzi. Riaccendiamo la luce, se no non vediamo niente con questa luce che ho montato dietro agli schermi. Non vi ho fatto vedere che gli schermi si reggono con due tubi a gas praticamente, e sono regolabili non in altezza ma in rotazione. Posso anche metterli in modo verticale, posso spostarli a destra e a sinistra. Insomma, interessanti anche questi due, questo portaschermi, chiamiamolo così. E niente, ragazzi, vediamo le caratteristiche un po' del computer. Andiamo su sistema. Andiamo su sistema, vediamo un po' cosa ci dice. Come potete vedere, il processore è un Intel Core i9-9960X, quindi della nona generazione, non dell'ultima, perché per risparmiare un po' ho preferito prendermi qualcosa della generazione passata, ma comunque molto buono. A 3.10 GHz e qui non c'è scritto, ma è 16 core con 22 MB di cache, quindi ragazzi, abbastanza. Vediamo che ci sono 128 GB tutti utilizzabili di RAM, che probabilmente non utilizzerò mai se non con qualche gioco, se dovessi provare qualche gioco ad alti livelli. DDR4 a 3200 GHz, anche una bella scheda, anche questa è una bella RAM della Corsair. E qui non ci dice più nient'altro. Poi c'è l'hard disk, che è un Samsung NVAD M2 a 1 TB, e la scheda madre, che abbiamo visto è una bella Asus, che permette di montare, ha permesso il montaggio di tutta questa bella RAM che qui vediamo, questi 128 giga. C'è questo bello schermino qua che ti dice varie informazioni. Adesso ci sta dicendo la temperatura del processore. C'è la pompa qui della Cooler Master, con questa, le due ventole qui sono le ventole che raffreddano il radiatore. E c'è, non vi avevo mai fatto vedere, c'è, non si vede qui sotto, ma c'è l'alimentatore RM750 della Corsair, che era l'alimentatore della mia vecchia, del mio vecchio computer, che l'avevo preso dai tempi perché volevo fare già questo computer a pezzettini, e l'ho riutilizzato qui anche perché ha una ventina di anni di garanzia, quindi non ha neanche 2 anni, quindi va bene così. C'è il case della Thermaltake, che ha 3 ventole anteriori più un'altra ventola là sotto. Quella là non è luminosa, queste qui invece si illuminano, come abbiamo visto, anche con la pressione del tasto, scegliendo dal tasto quello che voi volete. E poi c'è la mia vecchia scheda video, la
EVGA GeForce GTX 980, qui dietro non si legge ma c'è scritto SC, che permette anche di essere overclockata, così come la scheda madre permette varie overclock sia tramite il BIOS sia ci sono dei pulsantini qui sotto che ti permettono di fare anche da qui l'overclock. Quindi comunque una scheda madre veramente ottima, consigliatissima a chi piace smanettare fare overclock e chi vuole una scheda molto performante. L'unico fastidio è che all'accensione ci mette un po', perché fa il test di tutti i sistemi hardware e dopo effettivamente si accende. Non so se si può disattivare, devo vedere nel BIOS se è possibile fare questa cosa qui. E concludiamo vedendo una statistica. Ho fatto fare questa speed test del computer, qua ti dice tutte le caratteristiche, dice prestazioni del processore eccellente, ti dice che il processore ha 16 core 32 thread, 3.1 GHz turbo, 3.2 GHz, 86% diciamo il voto che viene dato. Alla scheda grafica invece gli viene dato 63%, arancione, non è il massimo ma questo lo sapevamo. All'hard disk è più che ottimo il voto, gli ha dato 282%, quindi ragazzi veramente ottimo anche l'hard disk. La RAM, anche la RAM 98.1%, ottimo anche questo risultato. E quindi ragazzi devo dire che non va per niente male come risultati. Quindi ecco il risultato finale, 69% da utilizzare per il gaming, ma colpa della scheda video che ormai è di due generazioni fa, che va sicuramente aggiornata. 118% da usare come PC desktop, insomma per tutti gli usi comuni del PC, e addirittura 135% da utilizzare tipo una workstation, un sistema da lavoro, magari un server. Quindi ragazzi, ottime prestazioni da lavoro, un po' meno come gaming, ripeto, per colpa della scheda video che, come abbiamo visto, ha fatto abbassare la percentuale al 63%. Ottimissimo l'Evo Plus, l'SSD di Samsung, ottima la RAM 98%, ottimo il processore 86%, peccato per la scheda video che è buona ma non ottima. Infatti, come vedete, il processore ha preso eccellente come voto, scheda SSD e RAM overstanding addirittura invece good la scheda video. Comunque ragazzi, sono contentissimo, prima o poi prenderemo anche una GeForce 2080 Ti, ma molto poi e così il computer è a completo. E quindi ragazzi, termina qui questa puntata speciale, chiamiamola speciale. Abbiamo visto come abbiamo montato questo bel computer, e ci vediamo venerdì con la nuova puntata del TG Games Limited. E per ora è tutto ragazzi, alla prossima, ciao ciao.